Oggi vi parleremo delle specie aliene, terrestri e marine, un argomento che alcuni di voi forse conoscono, per altri è del tutto nuovo, ma che, come vedremo, è molto importante per la salvaguardia dell'ambiente. Innanzitutto, cosa sono le specie aliene? Le specie aliene invasive sono specie animali o vegetali che l'uomo trasporta da un capo all'altro del mondo, introducendole in ambienti diversi da quelle naturali, quelle in cui queste specie si sono originate e si sono evolute. Questo fenomeno è un fenomeno antico. L'uomo ha trasportato con sé organismi fin dalle prime migrazioni che ha fatto, però ha avuto un'enorme accelerazione negli ultimi 2 secoli, a causa della globalizzazione delle economie che ha determinato un forte aumento dei trasporti, del commercio, del turismo. Oramai sempre più merci viaggiano da un capo all'altro del mondo e a volte, insieme a queste merci, viaggiano anche specie aliene. È un fenomeno che è in forte crescita in tutto il mondo. Pensate che negli ultimi 30 anni a scala mondiale si calcola che il numero di specie aliene invasive sia cresciuto di oltre il 75% e l'Italia è particolarmente esposta a questo fenomeno perché nello stesso periodo, in circa 30 anni, il numero delle specie è raddoppiato, delle specie aliene nel nostro paese. E non vediamo segni di rallentamento, quindi è un fenomeno in forte crescita e che ancora non riusciamo a contrastare. Perché è importante conoscere, studiare e monitorare le specie aliene? Perché una specie aliena, quando arriva in un'area, ha la capacità di insediarsi, riprodursi, diffondersi, può diventare invasiva e la sua diffusione può minacciare la biodiversità, gli ecosistemi e in alcuni casi anche le attività antropiche, le attività economiche e la salute umana. Pensate che specie trasportate dall'uomo in tanti ambienti del mondo hanno causato tantissime estinzioni di specie autoctone, quelle originariamente presenti in questi ambienti. Si calcola che quasi la metà, più del 40% delle estinzioni note siano state causate anche da specie aliene invasive e oltre il 15% delle estinzioni note sono state causate solamente da specie invasive. Ad esempio, nel caso degli uccelli, moltissime estinzioni note si sono verificate su isole e in questi ambienti, quasi in un caso su due, la causa sono state proprio predatori introdotti dall'uomo, come il ratto, che distrugge le uova di tantissimi uccelli nelle isole oceaniche di tutto il mondo. Per questo, nel campo della conservazione, la minaccia causata dalle specie aliene invasive è presa in seria considerazione. In un rapporto dell'International Platform for Biodiversity and Ecosystem Services dello scorso anno è emerso che circa 1 milione di specie è minacciato di estinzione e tra i 5 fattori di minaccia più importanti a scala mondiale sono state incluse anche le specie aliene invasive. Quindi è un fenomeno poco conosciuto ma che ha gravissimi impatti sulla biodiversità globale. A proposito di invasioni, il nostro mar Mediterraneo, pur essendo un mare piccolissimo se paragonato all'estensione di tutti gli oceani e mari del mondo, meno dell'1% come superficie, oggi rappresenta uno dei mari più invasi sia in termini di numero di specie che di velocità di invasione. Oltre agli impatti sulla biodiversità, le specie aliene invasive causano forti effetti anche sulla nostra salute e sulla nostra economia. Pensiamo alle zanzare tigre arrivate accidentalmente in Italia e che hanno diffuso oltre 20 tra virus e arbovirus, in alcuni casi causando patologie piuttosto gravi. Pensiamo alla nutria. La nutria è un roditore dell'America Latina, portato nel nostro paese per la pelliccia, era il famoso castorino. Poi fuggito o scappato dagli allevamenti, ha causato forti impatti nei corsi d'acqua del nostro paese, distruggendo la vegetazione che regolava anche i flussi idrici nei corsi d'acqua, e causa anche effetti sull'agricoltura e sulle arginature. Quindi le tane che scava questo roditore possono indebolire le arginature causando rischi di esondazione. Altri esempi di specie aliene invasive sono lo scoiattolo grigio americano, portato in Italia
nella prima metà del secolo scorso e che mette in pericolo lo scoiattolo comune, un importantissimo elemento dei sistemi forestali perché aiuta i boschi a rigenerarsi. Per competizione, dove arriva lo scoiattolo grigio americano, il nostro scoiattolo in pochi anni si estingue. Un esempio molto interessante di impatto di una specie aliena invasiva è quella del giacinto d'acqua, pianta ornamentale molto bella, originaria dell'America Latina, che è stata portata da diversi secoli in Europa e che quando si insedia nei fiumi, nei corsi d'acqua e nei laghi può formare un ampio tappeto verde che cambia radicalmente l'ecologia di questi sistemi, ha impatti sull'intero ecosistema acquatico e richiede costosi interventi di controllo per limitarne gli effetti. Tra l'altro, in altre regioni del mondo, come l'Africa, il giacinto d'acqua provoca anche un aumento del rischio di malaria perché crea un ambiente molto idoneo alle larve di zanzara e limita la possibilità per le comunità di navigare, di pescare, quindi con effetti anche sulla vita di molte comunità del mondo. Per rispondere a questa minaccia è importante innanzitutto la prevenzione. Cerchiamo di non portare specie esotiche nei nostri territori. A volte però è anche necessario attivare interventi di controllo, di contenimento, di contrasto. Per cercare di mitigare gli impatti di questo fenomeno, l'Unione Europea ha adottato un regolamento dedicato alle specie invasive che vieta il commercio, l'importazione, la coltivazione o l'allevamento di una lista di specie particolarmente pericolose per l'ambiente. Per queste specie tutti i paesi europei devono vietare appunto il commercio, il possesso, il trasporto da parte dei propri cittadini e hanno degli obblighi di attivazione di interventi di controllo e di contrasto. Va detto però che per affrontare il tema delle specie aliene invasive dobbiamo lavorare con tutta la società, perché questo è un fenomeno legato ai nostri stessi comportamenti. Siamo noi che trasportiamo queste specie, a volte intenzionalmente, come quando trasportiamo una tartarughina da un capo all'altro del mondo e la liberiamo nei nostri ambienti, a volte accidentalmente, come quando sono arrivate le zanzare tigre in Italia attraverso il commercio e l'importazione di copertoni da auto usati dove rimanevano dei residui d'acqua dove sopravvivevano larve di questo insetto proveniente dall'estremo oriente. Quindi, essendo i nostri comportamenti all'origine di questo fenomeno, è importante lavorare proprio sulla consapevolezza, sull'informazione e la consapevolezza della società per cercare di ridurre gli effetti di questa minaccia nel nostro paese. Per questo abbiamo fatto un progetto, come coordinato da noi di ISPRA, ma che ha visto molti partner, il progetto Life ASAP, finanziato dall'Unione Europea, e che ha visto come partner la Federparchi, la Regione Lazio, molte aree protette nazionali, l'Università di Cagliari, e alcune due società con specifiche competenze di comunicazione e formazione. Insieme a questi soggetti abbiamo fatto una serie di interventi, abbiamo fatto corsi di formazione in tutte le regioni e province autonome, abbiamo lavorato con le aree protette, abbiamo lavorato nelle scuole. Una delle attività che abbiamo fatto, ad esempio, erano degli stand informativi presso gli aeroporti italiani, fatti sotto il coordinamento della Regione Lazio, e che hanno permesso di informare migliaia di turisti e viaggiatori di tantissimi paesi su perché sia importante stare attenti a quello che trasportiamo quando viaggiamo da un paese all'altro. Una delle attività che è stata sicuramente più divertente, più interessante, sono stati i laboratori che abbiamo fatto con ragazzi e bambini. Il laboratorio ASAP è stato presentato inizialmente al Festival delle Scienze di Genova nel 2019 e ha permesso di far vedere a migliaia di bambini in tutta Italia, perché è stato installato in moltissimi contesti, far conoscere questa tematica, coinvolgere i bambini e i ragazzi in attività di gioco, di racconto di storie
E quindi più di diverse migliaia di bambini sono stati informati, hanno giocato con noi e hanno capito cos'è questo fenomeno, hanno capito cosa ognuno di loro può fare per cercare di ridurre gli impatti di questa minaccia in futuro. Oltre a questo, nell'ambito del progetto Life Hazard abbiamo fatto una serie di bioblitz nelle aree protette italiane, sempre coinvolgendo volontari e persone interessate a capire come si possono contrastare gli impatti delle specie invasive. Abbiamo realizzato una app per segnalare le osservazioni legate a specie invasive, con l'obiettivo quindi sempre di migliorare la conoscenza e la consapevolezza degli italiani sui rischi legati alle specie invasive, che è un tema tra i meno conosciuti nell'ambito della conservazione della biodiversità, sperando in questo modo di contribuire a ridurre gli effetti negativi di questo fenomeno sulle specie e sugli habitat del nostro paese. Come arrivano le specie aliene marine? Le specie aliene marine arrivano essenzialmente introdotte da attività antropiche, in particolare dal traffico marittimo e dall'acquacultura. Il traffico marittimo attraverso le acque di zavorra o ballast waters e il fouling. Le acque di zavorra, che sono le acque che le imbarcazioni caricano e scaricano per stabilizzare, e il fouling, organismi incrostanti sullo scafo. L'acquacultura sia è un vettore di introduzione delle specie aliene marine sia intenzionalmente che accidentalmente. Intenzionalmente in quanto vengono introdotte delle specie target per allevamento. Pensiamo ad esempio a crostacei, a gamberoni, a molluschi come ostriche. Accidentalmente perché insieme alle specie target possono essere introdotti degli organismi associati, o sul guscio ad esempio, oppure nelle acque o nelle cassette di trasporto delle specie d'allevamento. Ma vi sono anche altri vettori di introduzione delle specie aliene marine, come l'acquariofilia, organismi che vengono, specie che vengono introdotte per gli acquari, come ad esempio pesci tropicali o altre specie che poi possono essere volontariamente o accidentalmente rilasciati in mare, l'introduzione di esche vive, ma le specie aliene possono arrivare anche per immigrazione. Pensiamo al nostro mar Mediterraneo, dove le specie aliene arrivano anche attraverso lo stretto di Gibilterra, quindi arrivano dall'Oceano Atlantico, anche se questa viene considerata un'espansione di areale, o attraverso il canale di Suez, e viene chiamata migrazione lesepsiana dal nome di Ferdinand de Lesseps, il diplomatico impresario francese che costruì il canale di Suez. Due esempi di specie invasive presenti in Mediterraneo ma e che hanno anche effetti sulla salute umana sono il pesce palla maculato e il pesce scorpione. Il pesce palla maculato è una specie altamente tossica per la presenza della tetrodotossina, una neurotossina potentissima. Il consumo delle carni di questa specie può essere letale. La specie, di origine indo-pacifica, entra attraverso il canale di Suez in Mediterraneo nel 2003 e nel giro di pochi anni colonizza l'intero bacino del Levante. Nel 2013 nell'isola di Lampedusa viene segnalato per la prima volta nei mari italiani. In seguito alla prima cattura, l'ISPRA lancia una campagna d'allerta in cui avvisa la cittadinanza della presenza di una nuova specie aliena tossica e la invita a collaborare nel raccogliere eventuali segnalazioni e catture. E il lancio della campagna ha consentito, oltre che informare i cittadini e scongiurare il pericolo di un consumo inconsapevole, anche di realizzare un database di segnalazioni e di immagini che ci sta permettendo di monitorare la diffusione e distribuzione della specie nei mari italiani e in genere in tutto il Mediterraneo. Analogamente, il pesce scorpione è una specie pericolosa per la presenza di spine velenose molto lunghe e sottili, la cui puntura può causare dei danni molto seri. La specie di origine indo-pacifica
entra attraverso il canale di Suez, anch'essa si espande a macchia d'olio nel bacino del Levante e viene segnalata per la prima volta nel 2016 in Sicilia nella riserva di Vellicari. Anche in questo caso ISPRA lancia una campagna di allerta per fornire informazioni sulla specie e anche in questo caso la campagna di allerta ha consentito di raccogliere informazioni sull'espansione della specie in Mediterraneo. Altre due specie pericolose per la salute umana che sono entrate in Mediterraneo sono il pesce gatto dei coralli e il pesce pietra. Il pesce gatto dei coralli è caratteristico per la livrea bruno-nerastra, la presenza di due striature longitudinali bianche e soprattutto quattro barbigli. È pericoloso per la salute umana poiché nelle due pinne pettorali e nella prima pinna dorsale possiede delle spine la cui puntura può essere molto dolorosa con esiti anche letali. Lo stesso per il pesce pietra, che è considerato una delle specie più pericolose e velenose al mondo, in quanto possiede sulla pinna dorsale 12-14 spine, alla cui base c'è una sacca di veleno molto potente che è costituito da un mix di tossine. Abbiamo visto alcuni esempi di specie pericolose per la salute umana, ma come dicevamo all'inizio, le specie aliene possono minacciare anche la biodiversità. Alcuni esempi vengono da alghe aliene, come le alghe invasive del genere Caulerpa, o i pesci coniglio, che a causa della loro attività erbivora impattano negativamente sulle alghe della zona costiera rocciosa superficiale, oltre che competere con le specie erbivore autoctone. Ma vi sono anche impatti sull'economia, come quelli registrati sull'attività di pesca. Pensiamo ad esempio ai granchi blu. Il granchio blu atlantico e il granchio blu originario del Mar Rosso, che stanno invadendo anche i mari italiani e che, oltre ad essere dei voraci predatori e quindi impattare anche sull'economia dei pescatori in quanto competono con le specie target di pesca, creano proprio danni fisici in quanto con le loro chiele tagliano le reti. Restando nel mondo della pesca, è importante sottolineare come in questi anni per noi ricercatori la collaborazione spontanea dei pescatori è stata fondamentale, in quanto ci ha consentito di reperire informazioni ed esemplari delle specie aliene. Ma anche i subacquei sono stati fondamentali per noi, i turisti, semplici cittadini che hanno contribuito con le loro segnalazioni, aumentando quindi la capacità di osservare e monitorare il fenomeno. Ecco quindi che il mondo della ricerca viene supportato dai cittadini attraverso la cosiddetta citizen science, un nuovo approccio alla raccolta dei dati di interesse scientifico, che prevede il coinvolgimento dei cittadini che attivamente e spontaneamente partecipano con osservazioni e segnalazioni di fenomeni a loro visibili, quale può essere la presenza di una nuova specie, di una specie aliena. In tale ambito si colloca la LEC, Local Ecological Knowledge o Conoscenza Ecologica Locale, che è una metodologia basata sulla raccolta di testimonianza ed osservazione sui fenomeni ecologici e che quindi valorizza il bagaglio di conoscenze ed esperienze di coloro che vivono a stretto contatto con l'ambiente, soprattutto i pescatori nel caso dell'ambiente marino. Tale approccio è stato adottato da ISPRA in diversi progetti di ricerca con riferimento alle specie aliene marine. Tra i più recenti MP ADAPT ed Harmony, un interreg Italia-Malta tuttora in corso, ed ha consentito di raccogliere informazioni molto interessanti sui cambiamenti che sono stati registrati dalle comunità locali e sulla presenza e distribuzione delle specie aliene nelle aree oggetto di studio, ma soprattutto ha ulteriormente evidenziato come il coinvolgimento degli operatori del mare, ma dell'intera collettività, è fondamentale, oltre che per ampliare la capacità di osservazione del fenomeno, in questo caso della presenza delle specie aliene, anche per renderla consapevole e partecipe di un'azione di sorveglianza di un bene comune che è il nostro mare.